1300, nel mese in cui fu ucciso a Monza Alberto I, l'anarchico Gaetano Bresci, Puccini si trova a Londra per una ripresa di Tosca. Va al teatro Duke of York, e assiste al dramma Madama Butterfly di un autore americano, David Belasco, e ne resta entusiasta. Non ha capito una parola, perché Puccini romanzica la lingua straniera, anche ascoltando Tosca da Sarah Bernhardt, aveva capito solo malheureuse, malheureuse, infelice, infelice, ma gli era piaciuto lo stesso. E in questo caso intuisce la tragedia di questa giovane geisha che si sposa con un tenente della marina americana, Nappy Pinkerton, e crede in un amore sincero, addirittura si converte al cristianesimo, suscitando l'ira e la maledizione di suo zio Bonzo, rompendo la famiglia, e ha un figlio da questo americano, ma poi lui resta assente per 3 anni, lei continua ad aspettarlo. Quando lui ritorna, lei si accorge che lui si è nel frattempo risposato con una bella donna bionda, e allora a Butterfly non resta che consegnare il bambino alla coppia e fare harakiri o seppuku, come dicono i giapponesi, uccidersi lacerandosi il ventre con un pugnale, seguendo il rituale giapponese che devono appunto mettere in atto le persone disonorate. Il libretto, anche in questo caso, come per Bohème e per Tosca, è di Illica e Giacosa, e dimostra l'interesse che vi ho detto quando abbiamo fatto l'introduzione sul musicista di Puccini per l'orientalismo, che era stato preannunciato nel 1898 da L'Iris di Mascagni, che quella è un'opera di ambientazione giapponese, orientalismo che aveva influenzato anche opere di grandi musicisti non italiani come Debussy, Ravel, Mahler, Stravinsky, orientalismo che ritroveremo anche nell'ultima opera di Puccini rimasta incompiuta, Turandot. La lavorazione sulla partitura durò a lungo e fu molto travagliata, perché era un periodo di grandi tensioni, di grandi scenate di gelosia di Elvira nei confronti di Giacomo. In più, come vi ho detto, Puccini era diventato un uomo molto ricco, si era comprato case a Viareggio del Lago e diverse automobili, si era appassionato alle automobili ed ebbe un incidente automobilistico a causa del quale si fratturò una gamba. La frattura venne aggiustata male al punto che dovettero nuovamente rompergli il gesso, rioperarlo, e lui fu costretto a un lungo periodo di dolorosa immobilità. Incredibile ma vero, quando finalmente nel febbraio del 1904 l'opera va in scena alla Scala, è un fiasco clamoroso. Milano aveva già decretato l'insuccesso di Edgar, snobbava un po' Puccini, che aveva dato le sue prime alterne per le Lili, teatro di Novara, poi dopo a Torino, e sotto a Roma, Tosca, e insomma non gradì Butterfly, la quale fu subito sottoposta da Puccini alla visione, fu inclusa per esempio l'aria del tenore che mancava nella prima versione, Addio Fiorito Asì, e solo dopo 3 mesi, cioè nel maggio dello stesso anno, l'opera trionfò a Brescia. L'orientalismo è ricercato, la tinta orientale
da Puccini, proprio in maniera meticolosa, si documentò anche sulla musica giapponese, si informò degli usi e dei costumi, gli furono utili in questo senso un'attrice giapponese, Yuka Sato, e addirittura la moglie dell'ambasciatore giapponese che fornì delle musiche popolari del suo paese, tra l'altro alcune proprio grazie ad alcuni dischi, e alcuni temi orientali riaffiorano, o alcuni soprattutto modi della musica giapponese, raffiorano in questa partitura veramente straordinaria, perché Puccini fa circolare 18 temi in tutta l'opera, li utilizza, li camuffa, li fa riemergere anche in brevi frammenti, seguito tutto sommato la struttura wagneriana e leitmotiv piuttosto che quella tradizionale dell'opera italiana. Purtroppo ho lasciato a casa la lezione che io amo di più, e cioè quella diretta da Herbert von Karajan con Placido Domingo, Mirella Freni, con una Suzuki di lusso come Christa Ludwig, e la regia del mio amato regista Jean-Pierre Bonnet, perché non aveva i sottotitoli. Ho portato pertanto una edizione in cui sentiremo Fiorenza Cedolese come protagonista, la Franci come mezzo soprano, Massimo Giordani tenore, Juan Pons come console, e sul podio c'è Daniele Lorenzi, siamo in arena nel 2004. L'opera in questa versione dura 2 ore e 15 minuti, cioè nell'intervallo che c'è tra il primo e il secondo dei tre atti, tralascerò la breve presentazione per guadagnare del tempo, perché non, quindi dovremo finire intorno alle 19:20.